Bentrovati a Prima Pagina Salute. Oggi vi raccontiamo una storia, la storia di un intervento straordinario eseguito su due gemelline centrafricane. Primo caso in Italia e probabilmente l'unico al mondo. Un intervento preparato in oltre un anno di studio e in più fasi chirurgiche. Le due gemelline erano unite dalla testa e da una delle più rare e complesse forme di fusione cranica e cerebrale. Ma prima di parlare con il nostro ospite, partiamo così. Eccoci tornati in studio, collegato con noi da Roma, Andrea Carai, neurochirurgo che ha fatto parte dell'equipe multidisciplinare che ha svolto l'intervento. Bentrovato, dottore. Buongiorno, grazie. E allora, dottore, questa storia che ha quasi, insomma, dell'incredibile inizia nel 2018 quando Mariella Enoch, che è la presidente dell'ospedale Bambin Gesù, trovandosi in Africa in Centrafrica per una missione, incontra queste gemelline, la sua mamma, e si fa carico appunto di portarle a Roma e insieme poi al vostro aiuto, si comincia a cercare di capire se è possibile aiutarle. Sì, la Presidente Enoch, come le diceva, è giunta a conoscenza del caso durante una delle sue numerose missioni a Bangui, nella Repubblica Centrafricana, dove il nostro ospedale, interpretando quello che è diciamo, una indicazione di carità del Santo Padre, ha supportato la ristrutturazione, la gestione di un centro pediatrico. Le bimbe erano venute alla luce naturalmente senza nessuna diagnostica prenatale da un parto cesareo, erano sopravvissute alla nascita, va detto che già questo è un dato indicativo perché c'è una mortalità di circa il 40% per questo tipo di condizione al momento della nascita.
ma naturalmente lì a Bangui non c'erano le condizioni per poterle in qualche modo assistere in quello che potesse essere un percorso di eventuale separazione. Quindi questo tipo di condizione porta a una mortalità del 90% entro i 10 anni di vita. E quindi la Presidente Enoch ha fortemente voluto che le bimbe venissero trasferite a Roma, naturalmente accogliendo una richiesta dei colleghi africani e della famiglia, affinché potessimo verificare se ci fossero le condizioni per una separazione, che è l'unica cosa che può consentire una prospettiva di vita a bambine con questo problema. I gemelli siamesi sono già rari di per sé, ma le due gemelline rientrano in una rarissima categoria, che adesso lei mi correggerà se io sbaglio a pronunciare, sono gemelle siamesi craniopagi totali, cioè uniti sia a livello cranico che cerebrale. Cosa significa? Perché è così raro? Allora, anzitutto il craniopago, questa condizione di fusione del cranio, costituisce nell'ambito della rarità dei gemelli siamesi un'ultra rarità perché coinvolge il 2-6% dei gemelli siamesi. Nell'ambito della classificazione per il craniopago, le forme possono essere parziali o totali, totali laddove ci sia una intima condivisione di strutture vitali, questo era il nostro caso, e nel craniopago totale la forma che noi abbiamo osservato, che non è quella verticale sostanzialmente in cui l'apice del cranio è essere in comune, ma in questa forma è detta posteriore, appunto angolare, in cui è la porzione della nuca ad essere condivisa. Ecco, questa è una condizione ancora più rara che pone delle specifiche difficoltà tecniche nel considerare la separazione ed è la forma che meno spesso è possibile trattare chirurgicamente proprio per motivo di conformazione anatomica. Certo, avevano in comune, tra le altre cose, anche il sistema nervoso. Per la verità, le strutture cerebrali arrivavano a contatto, ma non presentavano dei punti di fusione. Avevano però in comune una estesa area del cranio, il che ha posto naturalmente poi non pochi problemi tecnici sul versante ricostruttivo. E avevano in comune naturalmente le strutture, le membrane di protezione del cervello e soprattutto i seni venosi, cioè delle grosse strutture venose che sono indispensabili per la sopravvivenza poiché consentono al sangue di defluire dal cervello e tornare al cuore. Quindi, tra tutte le criticità, questa dei seni del flusso venoso era la più importante per la sopravvivenza, ma naturalmente una volta valutata la fattibilità da questo punto di vista, il problema doveva anche considerare la necessità di ricostruire un'amplissima perdita di sostanza e quindi il lavoro è stato congiunto con i colleghi della chirurgia plastica, guidati dal dottor Zama, sin dall'inizio per poter prevedere quello che poi sarebbe stato lo scenario più favorevole per permettere la chiusura. Infatti, fin dall'inizio si è formato un gruppo multidisciplinare che ha studiato per più di un anno non solo le possibilità dell'intervento, ma le gemelline sono state anche preparate con esercizi posturali, con anche un sistema di specchi, perché essendo appunto attaccate dalla nuca non avevano la possibilità di vedersi, quindi è stato fatto anche tutto un percorso neuro-riabilitativo. Ecco, ci racconti quest'anno di preparazione? Certo,
Lo sforzo è stato enorme, naturalmente va ben al di là del gruppo che poi materialmente ha partecipato alle procedure chirurgiche, ha coinvolto, come giustamente è stato riportato, tutto l'ospedale. Sicuramente una prima fase che comunque non è banale è stata quella della gestione e dell'accoglienza della famiglia da parte dei servizi a questo preposti. In effetti la mamma e le bimbe si sono trovate ben accolte e lo shock culturale andava anche gestito. In secondo luogo è iniziata una estesa acquisizione di dati clinici e di immagine, quindi qua il gruppo di neuroradiologia, ma più estesamente di diagnostica per immagini, ha consentito di raccogliere una quantità di informazioni enorme che potesse permettere l'esatto dettaglio dell'anatomia e per certi versi anche aspetti funzionali, ad esempio di flusso sanguigno, affinché potessimo procedere e basarsi su dei dati corposi per quelle che dovevano essere le previsioni tecniche dell'intervento. Accanto a questo, una volta esaurita questa fase di raccolta delle immagini, mentre gli specialisti lavoravano alla rielaborazione di questi dati, è stato messo in atto, e questa è una novità in questo ambito, un percorso riabilitativo che dovesse precedere l'intervento di separazione. Questo naturalmente è stato reso possibile da una forte tradizione riabilitativa del nostro ospedale, ha coinvolto il gruppo della neuroriabilitazione del dottor Castelli, naturalmente con l'ausilio di attività dei fisioterapisti, che hanno anche ideato questo sistema di specchi affinché le bimbe che avevano una posizione che non aveva mai permesso di potersi vedere in sito, si potessero vedere, potessero interagire. E quindi hanno raggiunto una buona autonomia nel gioco, nella postura, raggiungendo la possibilità di stare sedute e di poter anche essere trasportate con un sistema di postura personalizzato. Ecco, veniamo insomma a quello che è proprio l'intervento che poi in realtà è stato eseguito in tre passi, è corretto? È corretto, da questo punto di vista questo è uno dei patrimoni tecnici che sono ormai diventati noti negli ultimi 15 anni, 20 anni, ovvero la possibilità di abbattere tantissimo la mortalità di queste procedure dividendole in più fasi. Fare un unico intervento molto clamoroso di tantissime ore, in realtà ha una mortalità che si avvicina al 70%. Con questi stratagemmi riusciamo a contenerla al di sotto del 30%. È sempre una procedura con un rischio altissimo, però con una prospettiva di successo decisamente migliore. Quindi sono stati tre step chirurgici. Come ho detto, si è partiti già dall'inizio con in testa quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo, quindi sin dall'inizio condivisione del programma tra tutte le figure, i vari specialisti, e naturalmente a poco con tre fasi che avevamo identificato abbiamo raggiunto la separazione completa dei sistemi venosi. Con la stabilità delle bambine, quindi la possibilità di poter poi completare con la ricostruzione. Ecco, prima ci accennava, dottore, il ruolo della tecnologia in questa operazione. Abbiamo visto e richiedo alla regia di riproporci le immagini di ricostruzione in 3D, di neuro, insomma, sono stati usati neuronavigatori, tecniche di imaging. Ecco, sembra quasi fantascienza. Un intervento del genere senza questa tecnologia sarebbe stato possibile? Un intervento del genere senza questa tecnologia sarebbe stato possibile, ma non avrebbe avuto queste chance di riuscita, perché naturalmente il numero di situazioni impredite sarebbe stato decisamente superiore. Questa tecnologia che noi ormai utilizziamo quotidianamente
consente di pianificare le procedure chirurgiche con un dettaglio tale che l'evento inaspettato è diventato ormai oltremodo raro. Naturalmente il punto di partenza è sempre quello delle immagini diagnostiche e il nostro staff neuroradiologico e il gruppo poi dedicato al progetto 3D, coordinato dal dottor Seicinaro, consente la realizzazione dei modelli che state vedendo, ma soprattutto in qualche modo ne verifica la congruità, perché è sempre importante che venga verificato con una ricostruzione, un modello virtuale, poi in realtà rappresenti in modo fedele quello che è lo scenario anatomico, e questo va sempre quindi condiviso con gli specialisti in immagine che possono darci con certezza diciamo, un modello affidabile e utilizzabile clinicamente, altrimenti rimaniamo nell'ambito degli effetti speciali. Certo. Naturalmente l'utilizzo delle tecniche tridimensionali, al di là dell'impatto diciamo, visivo anche per il pubblico non addetto ai lavori, porta un vantaggio grandissimo che è quello di facilitare grandemente quello che è l'acquisizione di nozioni e di meccanismi di orientamento visuo-spaziale che sono quella base della chirurgia. E quindi questo è un grandissimo aiuto. Ecco, l'ultimo intervento, dottor Carai, è stato effettuato lo scorso 5 giugno, quindi è passato più di un mese. Nel frattempo le gemelline hanno compiuto 2 anni e sono ancora ricoverate al reparto di neurochirurgia dell'ospedale Bambin Gesù. Come stanno? Come stanno affrontando il decorso, immagino insieme alla mamma? Sì, loro trascorrono la giornata insieme alla mamma, sono tutte insieme, tutte e tre stanno nella stessa stanza di degenza e stiamo assistendo a un'ottima ripresa, perché una ripresa, una progressione delle loro condizioni cliniche. Il fatto di aver raggiunto la separazione consente di lavorare su tutta una serie di situazioni, sulla possibilità di iniziare a stare sedute da sole. E quindi lo staff dei riabilitatori e dei fisioterapisti sta lavorando in questo senso e nel frattempo si consolida e si completa quello che è il programma ricostruttivo che naturalmente ha previsto una fase contestuale all'intervento di separazione, ma che ancora ha necessità di alcune diciamo, procedure di rifinitura affinché le bimbe poi possano lasciare l'ospedale. Quindi saranno sottoposte a qualche altro intervento, credo di aver capito, più di chirurgia plastica. Sì, la fase ricostruttiva adesso è una fase di rifinitura in modo da avere una copertura completa. Tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Ma ci sono dei tempi che vanno rispettati per consentire la completa guarigione. Ecco, leggendo un'ultimissima cosa, magari lei me la potrà confermare, i vari articoli, uno di questi riportava il fatto che le due bambine sono molto diverse caratterialmente, anche quando erano ancora legate insieme proprio fisicamente. So che una delle due insomma era quella anche a livello biologico che supportava un po' di più l'altra, è così? Sì, fin dall'inizio c'è stata una delle due bimbe, aveva delle performance leggermente migliori, era un po' più attiva, aveva un peso corporeo maggiore, questo naturalmente dipendeva dalla condivisione del drenaggio venoso, per cui una delle due bimbe in qualche modo appoggiava, diciamo, un po' di più alla sorella per le proprie funzioni vitali, quindi era un po' più florida. Per la verità, al di là di questo, hanno anche proprio un'indole completamente diversa.
Poi durante i vari step hanno recuperato, insomma, sono entrambe in ottime condizioni di salute, ma hanno un'indole molto diversa. Una tende ad essere un po' più frizzante e curiosa, l'altra è un po' più osservatrice, però comunque interagisce tranquillamente col personale. Si amano molto la musica, questa è una cosa che hanno nel DNA. Per cui la mamma fa ascoltare tantissima musica e tendono a ballare, hanno questo senso del ritmo. Credo che la musica poi aiuti anche a livello cerebrale, insomma, so che si attivano delle aree precise quando si ascolta una musica che piace, interviene sugli ormoni, insomma, non può che essere anche quella non vorrei dire una cura, però insomma sicuramente aiuta. Ecco, quindi le bambine saranno ancora ricoverate all'ospedale Bambin Gesù per i prossimi mesi, suppongo. Sì, però non possiamo al momento ancora quantificare con precisione, però non sarà un tempo lunghissimo ancora, ma dobbiamo essere sicuri che poi non possa capitare qualche piccolo imprevisto che possa vanificare questo sforzo che ha coinvolto tantissime persone. E allora, dottor Carà, io la ringrazio davvero tanto per averci raccontato questa bellissima storia. Io Grazie a voi per l'invito. ringrazio anche tutti voi spettatori e spettatrici che ci avete seguito. Prima pagina, salute per oggi, finisce qua.